rimanere in Serie C. Ecco perché i punti in palio questo pomeriggio allo stadio Rocchi di Viterbo sono pesantissimi. Amici della Serie C, amici di Eleven Sports, buon pomeriggio da Viterbo per Monterosi Gelbison, primo incrocio in terra laziale tra queste la Gelbison con Loreto. Fornito poi Papa, grandissimo pallone per Ugliano, esce il portiere forte Ugliano, il vantaggio della Gelbison, Ugliano, pallonetto delizioso, Gelbison avanti, pallone, subentra Tonin, Tonin, grande accelerata in aria, Tonin, Carnielutti su di lui, Tonin dal fondo, sfugge il pallone al portiere Anatrella che poi lo fa suo, sta facendo intricata, Piroli. Bendé, basso il cross, prova questo controllo, Bittante Lipani la manda sopra la traversa, occasione Monterosi sulla giocata di Bittante Lipani. Annunziante, c'è il colpo di testa davanti alla porta Gilli, dopo lo stacco di Tumminello, Gilli non se l'aspettava probabilmente, era solo da accompagnare in porta questo pallone, occasione colossale per il raddoppio della Gelbi. Parlati davanti alla portiera Natrella, Bittante al volo di controbalzo, ci sono state varie deviazioni, dovrebbe essere rimessa dal fondo. Slalom, Parlati a spazio, Parlati un dribbling, va via un eventuale fallo, calcio a Parlati, sarà possesso ancora Gelbison. Quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto, forte svirgola clamorosamente, occhio che c'è Ugliano, Ugliano forte di nuovo, prova a rimediare, forse anche colpito, non fischia l'arbitro. Ancora Gelbison vicina sull'errore di Forte al 0-2, poi rimediato, cross di Di Renzo, palla in mezzo, finale tutto da vivere, arriva Borri, quasi si scontra con Parlati, Verde, Verde passa centralmente, c'è lo spazio di una serpentina, calcia la rasoiata Verde e la palla scivola sul fondo. Davvero preziosissimo per la Gelbison, perde il pallone qui poi, Di Renzo. C'è un fallo segnalato dall'assistente, si arrabbia moltissimo Tartaglia, rosso, espulso Tartaglia. Questa tra l'altro è la prima espulsione a favore nel campionato. Si lotta sulla bandierina, riesce a passare Faella, è scivolata, difende il pallone sgambettato da Borri, giallo per Borri e un altro rosso. Credo un altro rosso ci sia nella zona di questo calcio piazzato. In 9 il Monterosi e arriva il fischio finale. È una vittoria pesantissima quella della Gelbison che grazie al gol di Ugliano nel primo tempo stacca il Monterosi di 3 punti, stacca cioè la zona playout di 3 punti. Monterosi che spesso è stato poco lucido negli attacchi anche in questo secondo tempo.